Bello! Bella! C'è qualcosa? Ah, aspetta! Aspetta! Davidone! Cosa abbiamo qui? Un pacco per me? Ho una sorpresina per lei! Mercurial Touch Victory! Attenzione! I nuovi guanti da Nike! Possiamo aprirli? Apriamoli! Vai, andiamo con l'unboxing! Andiamo! Il mio primo unboxing! Intanto io saluto i ragazzi! Ciao a tutti ragazzi! Qua ZW con Davide! Ho portato questi guanti a Davide, perché si sa, Davide è il nostro portiere di fiducia ormai! Wow. Sono bellissimi ragazzi! Mamma mia come escono fuori! Ti stanno? Proviamo, li proviamo subito! Allora, io voglio farli vedere ai ragazzi! Perché questi guanti sono veramente particolari. Il costo di questi guanti è veramente alto, costano tipo 70 euro, e sono veramente particolari perché sono fatti di un materiale che mi sembrerebbe lattice. Lattice, sì sì. E questo materiale però ha tantissimi pro ma anche dei contro, perché veramente ragazzi sono leggerissimi. Molto. Sono super leggeri e super fragili. Ho comprati per provarli, perché comunque un guanto così è bello esteticamente, molto, è veramente bello. Però se dura una partita, insomma, non so quanto possa convenire. Bello ma non ballo. Bello ma non ballo. Non so quanto possa convenire. Allora, tu che sei portiere, prime impressioni? Molto belli, molto leggeri. Sono curioso di questo nuovo tipo di polsino, che non ha il solito stretch con tutti i guanti, ma si infila come un guanto da cucina. Sì, è un po' come le scarpe di nuova generazione. Esatto, esatto, non hanno lacci, questo si infila. Sono molto curioso. Allora, quanto gli dai di voto estetico? Ah, estetico 9. 9? Si abbina anche allo scarpino. Ti piacciono? Molto. I più importanti per un guanto è la presa, quindi quanto il lattice, il grip riesce a aderire al pallone. E poi col tempo l'usura, quindi quanto il lattice dura. A proposito di questo, dovrebbe, cioè in teoria ci sono tantissime recensioni negative, perché che dicono che dopo una partita, proprio dopo un paio di parate, il guanto si rovina. E quindi costa veramente tipo il prezzo intero per una partita, e io non so quanto possa valere. E allora proviamo a fare un po' di tiri e vediamo come i guanti rispondono. Esatto. Proviamo. A voi ragazzi invece piacciono questi guanti? Fatecelo sapere qua sotto in un commento, e soprattutto fateci sapere la vostra marca di guanti preferita. Qual è la tua? Puma. Dai. Ecco qua. Oh, ci siamo. È come avere un guanto, no? Sì. Un guanto però non da calcio. Non da calcio. Allora, abbiamo fatto un po' di casini per farli entrare. però sono le mani. Molto belli. Te li senti? Anche comodi. Diciamo, belli, promossi. Poi com'è? Fa un po' i palleggi? Ma sembra bene. Adesso dobbiamo bagnarlo un po'. Piccolo trucco dei portieri. Bagnare un po' il lattice e vedere il grip. Ok, ci siamo? Pronti? Proviamo subito che tiri? Subito, andiamo. Non dovessero parare o comunque si dovessero rompere subito. Ok. Cioè dimmelo, chiamami, eh. Subito. Ti faccio un paio di tiri e poi proviamo. Facciamo le uscite. Facciamo anche le uscite con i pugni. Facciamo tante cose, li testiamo. Va bene. Sentiti proprio un tester di guanti. Perfetto. Ok? Andiamo. Andiamo. Che paratura, dove l'avevo messa? Primi tiri? Bene, sensazioni positive. Sensazioni positive, andiamo di potenza. Grip è buono, eh? Grip è buono? Grip è buono. Bello! Stanno reggendo i guanti? Alla grande! Prima impression! Molto bene! Vediamo i guanti, check dei guanti. Integri, perfetto. Oh, integri! Molto leggeri, buon grip. Stra promossi. Per adesso promossi? Sì, sì. Continuiamo allora. Ah, inizia a scendere il grip? No. Quello, attenzione, guarda. Cosa? Ah, aspetta. C'è qualcosa? Che è successo? Quattro tiri, il lattice inizia a cedere. Ah, guarda il buchino. Spero che sì. Che si veda, quattro tiri già cede. Sì. Di solito fa così anche negli altri guanti? No. No? Che poi ti ho fatto anche tiri brutti, ma vediamo. Oh. Bello. Va
dei gol. Com'è? Anche l'altro meglio, eh. Com'è sceso. Occhio. Grip ancora buono? Ottimo. Ancora buono, dai, meno male. Bella. C'è qualcosa? Ah, aspetta. Aspetta, aspetta, aspetta. Questo è il risultato. Si inizia. Aspetta, aspetta, aspetta che me lo metto a fuoco. A vedere. Ci sono buchetti. Abrasioni qui, qui. Questa è quella prima che si è formata. Palmo. Ma è normale per un guanto? Troppo presto, decisamente. Di solito. Sono punti in cui spesso si formano abrasioni, ma dopo 4-5 utilizzi, questo è troppo presto. Ok, quindi è vero quello che dicono nelle recensioni. Per adesso devo confermare. Ok, però per il resto il grip ancora è buono? Ottimo, molto bene il grip. Lati positivi? Che comunque sono molto comodi, il polsino regge bene, io non pensavo. Ti protegge molto, il polso? Il polso è molto aderente, la mano non si muove all'interno del guanto. L'abrasione purtroppo c'è. Vabbè, questo già lo si sapeva, sì. Gli altri lati positivi tutti mi fanno confermati. Tutto mi fanno piacere, sono confermati. Molto, molto bello. Continuiamo allora, dai. Vai. No! Bella, gran parata! Gran parata, ragazzi, bel portierone, si sa, Davide forte. Madonna, che cavolo di tiro mi è uscito! Quanto? Sto tiro qui ti ha distrutto tutto. Vediamo. Dove? Un cratere. Ma dove ha fatto questo? Non è normale. Io una volta con un guanto Puma mi si ruppe dopo un solo allenamento al centro, una specie di cratere come questo. Andai al negozio e me lo cambiarono. Perché non è normale per un guanto. Però questo, cioè, capito, già le recensioni lo dicono, quindi non so se si possa. Ma comunque guarda che, tipo, lo vedo contro luce, anche il buchino lì. Sì. No, quello in mezzo, questo buchino qui. Cioè, si vede che si sta per, secondo me un paio di tiri si stacca anche lui. Sì, sì. Diciamo che il lattice è difficile trovare un giusto rapporto, perché più il lattice è buono, quindi ha un buon grip, più dura meno l'abrasione. I guanti con poco grip durano di più l'abrasione. Quindi questo dura poco l'abrasione, ma il grip è eccezionale. Ma ti faccio una domanda: se tu fossi un portiere di Serie A, quindi con possibilità di guanti illimitata, li utilizzeresti? Forse sì, il grip è veramente buono. La durata, poi loro essendo campi di erba vera, probabilmente è un pelo ridotta, quindi io li prenderei. Esteticamente sono molto belli, molto comodi. Il problema del grip c'è, però il lattice è veramente buono. Allora, facciamo un paio di rinvii con le mani? Come no? Vai! Il guanto è un bel guanto, soprattutto a livello estetico. Io sto iniziando sempre a essere di più nel mondo dei portieri. Mi piace perché i portieri sono, ve l'ho già detto in un video, secondo me sono matti. Perché già uno che si mette in porta nel calcio è da matti, è matti nel senso positivo. E quindi il mondo dei portieri mi sta interessando sempre di più. Fatemi sapere magari altri guanti da recensire, guanti un pochino strani. Questi guanti qui li ho visti perché comunque all'estero ci sono stati tantissimi video simili al mio di recensioni dove dicono tutti la stessa cosa. Vogliamo andare a vedere i lanci lunghi? Sì. Vediamo. Deve comunque stare bene adeso alla mano per tutto il tragitto che farà il pallone. Questo mi sembra che sia abbastanza attaccato. Ma può capitare che per via del guanto tipo il pallone cada? In un guanto in connessioni normali no, quando c'è bagnato, umido, potrebbe succedere. Ma 50% colpa del guanto e 50% colpa del portiere. Il grip c'è, la palla è bella adesa al guanto, la direzione è giusta. Però adesso il primo rinvio promosso. Ok, vai. Preciso. La palla è giusta, il guanto riesce a dargli la giusta potenza? Sì, sì, sì. E il fatto che comunque siano così attillati ti aiuta nei rinvii? La mano dentro al guanto è molto stabile, è cosa che magari con lo stretch, se dopo un po' che lo stretch si usura, la mano può cominciare a muoversi dentro del guanto. Invece così è molto ferma, stabile, quindi è come non averli, ma hai il grip del guanto. Ok. Quindi. Ti voglio fare un'altra domanda invece sempre sui guanti. Vai. Ma il fatto che non abbia le stecche, allora, aumenta un pochino i rischi di insaccarsi le dita? No, io non ho mai giocato con guanti con le stecche. Qualcuno le ho provato, ma li trovavo molto scomodi, specialmente nella chiusura, nella respinta con i pugni. Facevano molta opposizione, erano stecche molto dure. Invece questi
pur non avendo le stecche, riescono a fare una respinta con i pugni efficace e sono quindi però molto più leggeri e efficaci da usare. Bello! Che parata, ragazzi! Grande parata! Vai! Allora facciamo il test finale. Come sono? Qualcosina di più? Vediamo, mostraceli. Tutte le dita sono abbastanza usurate, considerando un solo allenamento. Un solo allenamento, quando abbiamo fatto mezz'oretta neanche. Sì. Alza le mani o sparo. Mamma mia, raga. Direi che è un po' troppo. Io mica l'avevo visto qua sotto, Non ci avevo fatto caso. Sì. Si sta staccando. Sì, sì. Allora, considerazioni finali. Finali. Estetica? Bellissimi. Voto molto alto, 9-10. 9-10. Sì. Poi grip? Grip? Molto buono, che qui siamo alto, 9, diciamo. 9. L'usura purtroppo è insufficiente. 5 o 4? Siamo su 4-5. 4-5. Perché è un guanto che dopo mezz'ora di allenamento ridotto così è un po' un problema. No, comodità molto comodi, che qui siamo sull'8, non me l'aspettavo, perché è la prima volta che usavo un guanto di questo tipo, ma molto comodi. E le differenze principali rispetto a un guanto normale quali sono? Cioè, il polsino lo preferisci da guanto normale? Ma io sono, diciamo, tradizionale, quindi preferisco quelli col polsino. Però una volta che ho provato questi si possono valutare. Si possono valutare? Sì, sì. Quindi voto finale? Voto finale, facendo una media, siamo 6,5-7 tra il grip e l'usura. Per una sola partita o per poche partite sono straconsigliati. Per una lunga, sulla lunga durata, diciamo di no. Quindi diciamo che sono un po' i guanti da occasione. Da partita importante. Guanti da partita importante. Quando c'è una partita importante, per non sbagliare, il guanto è ottimo. Ok. Per gli allenamenti magari no. Io ti ringrazio, ovviamente i guanti te li lascio. Grazie. Se li vuoi utilizzare, però continuiamo a utilizzare nei prossimi video. Esatto, bravissimo. Ragazzi, come sempre, seguite Davide su Instagram, iscrivetevi al canale, lasciate un bel mi piace e votate qua sotto in descrizione il voto dei guanti. Va bene, ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi. Ciao, ragazzi.